Credo nello Spirito Santo. Questo articolo della nostra fede è molto misterioso. Da sempre la Chiesa del Nuovo Testamento ha creduto in questa presenza dello Spirito che è stato riconosciuto come Spirito del Padre e Spirito del Figlio. Ma per poter entrare in una comprensione più profonda di ciò che si nasconde dietro questo riferimento allo Spirito, la strada che abbiamo è comunque la strada della salvezza, della historia salutis, o se vogliamo del mistero della salvezza. La prima volta che si sente parlare dello Spirito all'interno della tradizione giudaica cristiana si riferisce allo Spirito che aleggiava sulle acque ed è lo Spirito dei primordi, lo Spirito che dal caos crea ordine nel mondo, come abbiamo già avuto modo di sottolineare. Ma lo Spirito è anche lo Spirito che soffia davanti al popolo di Israele e apre la rotta che lo porterà verso la terra promessa, verso la salvezza, rompe il mare e apre una strada nuova. È lo Spirito dei giudici di Israele, è lo Spirito dei profeti di Israele, è lo Spirito che avvolge Maria al momento del concepimento del figlio e in qualche modo anche la protegge e la garantisce, ma è anche lo Spirito che scende nel battesimo su Gesù. È questa pienezza dello Spirito che porta Gesù di nuovo nella sua città, a Nazareth, per inaugurare l'anno di grazia del Signore. È lo Spirito che poi attraversa tutta la storia umana di Gesù, perché Gesù vive in sintonia con lo Spirito, vive immerso nello Spirito. È lo Spirito che poi Gesù, al termine della sua vita terrena, trasmette simultaneamente al Padre e ai discepoli, e sarà lo stesso Spirito che poi si manifesterà a Pentecoste. Amor reale e le immagini sono davvero un supporto, un aiuto per la liturgia. Ciò accade in ogni chiesa e ciò vale soprattutto per quelle immagini che si trovano nell'area attorno all'altare, quindi nel presbiterio. Ebbene, Amor reale è proprio al centro della volta, che insiste su quello che era l'altare originariamente utilizzato per la liturgia, quello più maestoso, più spettacolare, c'è l'immagine dell'etimasia, che è fondamentalmente un'immagine tratta dall'Apocalisse e che raffigura il trono vuoto predisposto per il ritorno di Gesù alla fine dei tempi e su quale egli siederà come un giudice. In questo caso però, rispetto all'iconografia originaria e più tradizionale, c'è una variante iconografica, ossia sul trono in realtà già siede la terza persona trinitaria, quindi lo Spirito di Dio in forma di bianca colomba entro un cerchio. Ebbene, quando ci sono queste varianti iconografiche con l'introduzione della colomba, l'etimasia diventa anche una immagine simbolica per raffigurare il dogma trinitario, dove
Il trono è il Padre, la croce è il Figlio e la colomba è appunto la terza persona della Trinità. Tuttavia, in questo contesto, l'immagine della colomba è davvero preminente e questo suo essere incluso in un cerchio trasfigura questo trono anche in un'immagine dell'altare, dove il trono, il seggio, diventa appunto la mensa con il drappo di sopra di essa, la croce giustamente al centro e ci sono i simboli del sangue e del corpo di Gesù nel vaso con i chiodi ai piedi di questo trono e nella stessa colomba che diventa appunto il corpo di Gesù qui presente. Quindi un'immagine che rende bene l'idea della presenza di Gesù in ogni liturgia, ogni volta che essa si celebra. La raffigurazione dello Spirito di Dio in forma di bianca colomba non è un'invenzione artistica, ma deriva da quello che viene descritto nei Vangeli in relazione al battesimo di Gesù, quando si dice che apparve in forma corporea nella figura di una colomba. Gesù è immerso in quest'acqua limpida, interamente nudo, e l'acqua emerge da questo vaso rovesciato, da questo figuro che è in realtà la personificazione del Giordano stesso. E Giovanni Battista compie un gesto che poi si ripete ogni volta che si celebra il sacramento del battesimo. Nella Pentecoste lo Spirito di Dio scende e inonda di luce gli apostoli, pur mantenendo nella loro unità la loro diversità di persone, così come si evince dai diversi gesti e dalle diverse attitudini. Tutto ciò che abbiamo detto a proposito di questo succedersi del dono dello Spirito lungo la storia della salvezza, in realtà ci fa capire che il progetto pensato da Dio, prima ancora della creazione del mondo, il progetto realizzato dal Figlio attraverso la sua venuta nel mondo, compie di fatto la sua applicazione concreta quando lo Spirito permette alla nuova creazione di recuperare un ordine analogo a quell'ordine che al momento primario, iniziale, lo Spirito aveva realizzato sul caos trasformandolo in cosmos. Ora, questo nuovo cosmos, secondo la visione cristiana, è in realtà la Chiesa. La Chiesa è la nuova creazione. La Chiesa è questa realtà nuova che, grazie al dono dello Spirito, permette di capovolgere ciò che era avvenuto con la costruzione della Torre di Babele, quando gli uomini pensavano di poter dare la scalata al cielo e furono interrotti in questo loro progetto proprio dall'esplodere dell'incomprensione perché ognuno parlava una lingua diversa. La Pentecoste è un rovesciamento di Babele. Grazie al dono dello Spirito di Gesù risorto, adesso tutte le lingue possono sentirsi unite nel raccontare le grandi meraviglie che ha compiuto Dio nella storia passata, le ha compiute nella storia del Verbo fatto carne e le sta compiendo nella Chiesa. Nei mosaici noi possiamo verificare in qualche modo la continuità tra la colomba che vediamo intronizzata nell'Etimasia, la colomba che rende fertile Maria, la colomba che sull'altare, che è in perpendicolare con l'Etimasia,
trasforma il pane nel corpo del Signore, il vino nel sangue del Signore e li rende appunto prematofori, cioè portatori dello Spirito. Una indicazione molto importante, perché significa che grazie allo Spirito, no, quella realtà materiale costituita dal pane e dal vino diventa appunto una realtà spirituale che noi chiamiamo anche divina. Tutto questo potrebbe essere evidenziato anche dai colori che noi possiamo intravedere. Il colore blu dell'etimasia, che si ripete nel colore blu del manto di Gesù, nel colore blu della veste di Maria, sempre in perpendicolare, e che richiama di fatto la nostra realtà terrestre. Questa realtà terrestre che, grazie al dono dello Spirito, viene avvolta da questo rosso, che è il rosso del sangue di Gesù, che di nuovo ci rende partecipi della natura divina. E tutto questo nel rispetto, che a sua volta è dono dello Spirito, della identità di ciascuno. Il miracolo della Pentecoste. La gente che di fronte alla testimonianza degli apostoli dice: ma come mai noi siamo di diverse nazionalità eppure li sentiamo parlare nella nostra stessa lingua mentre ci raccontano le meraviglie compiute da Dio? A Monreale è stato deciso di dedicare ampio spazio alle storie di San Pietro e San Paolo. È un omaggio, un tributo a queste due colonne portanti della Chiesa primitiva, però nello stesso tempo è stata anche una scelta specifica di Re Guglielmo II, il committente del Duomo, per sottolineare la ripresa nella sua politica dei buoni rapporti con la Chiesa di Roma, cosa che i suoi predecessori non avevano assolutamente fatto. Nelle storie di San Paolo è stato dato ampio spazio alla vicenda della sua eclatante conversione, che lo trasforma letteralmente in un'altra persona, da persecutore dei cristiani, da Saulo, a Paolo, il paladino della cristianità. Nella prima immagine possiamo vedere Paolo che chiede delle lettere che potessero permettergli di perseguitare i cristiani anche a Damasco, ma nella via per Damasco succede l'inaspettato. Gesù gli appare e lo rende cieco, come si può vedere dal colore ocra dei suoi occhi, che non sono più neri giustamente, piomba letteralmente a terra e sente la voce di Gesù che appunto gli chiede perché lo perseguitasse. Questa voce viene in realtà sentita anche da coloro che erano con lui, senza però che possano vedere nulla, ed è per questo che esprimono con i loro gesti e con le loro attitudini un notevole sconcerto. Viene poi condotto per mano a Damasco Saulo, e lì passa alcuni giorni in attesa di ricevere la visita di Anania. È molto interessante il fatto che nel fondo oro che circonda queste figure, qui l'immagine è parzialmente restaurata, ma non nella figura di Paolo, le tessere non sono disposte secondo dei filoni orizzontali come avviene sempre, ma attorno alla testa di San Paolo in particolare sono disposte a forma di cerchio, come per prefigurare un'aureola che ancora non si può vedere ad occhio nudo, ma che di fatto già c'è, perché l'aureola indica la presenza dello Spirito di Dio, in questo caso suo malgrado fondamentalmente. A Damasco San Paolo, o meglio Saulo ancora, riceve la visita di Anania, che gli restituisce la vista e che poi lo battezza. E allora è proprio in questo momento che Saulo diventa tutta un'altra persona, ed è solo in questo momento in cui compare l'aureola e in cui compare anche il nome di Paolo al di sopra della sua persona. Il battesimo appunto lo trasforma letteralmente, e poi la sua eredità intellettuale e anche spirituale viene tramandata alle generazioni successive con la consegna del suo magistero e del suo insegnamento attraverso questa consegna delle lettere a Timoteo e a Sila.
lo Spirito prosegue a parlare nella Chiesa e prosegue a parlare in modo personalizzato, in modo che ciascuno possa mettere a disposizione di tutti quell'intuizione, quel carisma particolare che il dono dello Spirito ha evidenziato in lui. È da questo che noi arriviamo a renderci conto che la comunità della Chiesa è una comunità ordinata in cui ciascuno ha un ruolo del tutto particolare. Ci fermeremo anzitutto sulla figura di Paolo. Paolo, che per sé si sarebbe chiamato Saulo, che evidentemente richiama il re Saul, il re che aveva preceduto Davide, è talmente zelante ed è talmente orgoglioso della sua appartenenza al popolo giudaico e a tutto ciò che il popolo giudaico poteva significare, che si è sentito urtato quando ha sentito che alcuni membri della comunità giudaica stavano prendendo una strada diversa da quella seguita dalla maggioranza e, diciamo, dalla tradizione più solida del giudaismo. Perciò si sente le viscere ardere, fuoco nei confronti dei discepoli di Gesù di Nazareth. Vuole fare di tutto per spegnere questo incendio che secondo lui si stava espandendo fuori proposito all'interno del popolo giudaico. E non contento di ciò che poteva fare all'interno della città di Gerusalemme, chiede lettere per poter andare a perseguitare i discepoli di Gesù anche lontano da Gerusalemme. Chiede queste lettere e parte. Parte pieno di animosità e succede l'imprevisto per lui. Mentre è in cammino, cavalcando verso la città di Damasco, ha una folgorazione misteriosissima. Folgorazione fisica, folgorazione spirituale. Fatto sta che cade con la faccia a terra perché si sente dire: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E rimane sconvolto. Chi sei, Signore? Io sono quel Gesù che tu perseguiti. Ora, la risposta che riceve Paolo è anche per Paolo stesso una rivelazione, e cioè la rivelazione che Gesù si era identificato con i suoi discepoli. A questo punto c'è la sua completa disponibilità. È accecato da questa folgorazione, viene portato in casa di un anziano discepolo di Gesù, viene battezzato e Paolo capisce che Dio lo ha scelto come un vaso eletto, come uno strumento particolare per portare il nome di Gesù fino ai confini del mondo, ma portarlo assumendo la stessa condizione di servo che aveva assunto Gesù. E così Paolo capisce di essere stato chiamato da Dio ad essere nella storia la riproposta
del servo sofferente, già preannunziato dal profeta Isaia, realizzato dalla persona di Gesù e ora continuato attraverso la sua storia personale. E si dedica a evangelizzare il mondo. E non contento di farlo soltanto a parole, scrive lettere su lettere, in cui sintetizza tutta la sua fede, e noi ancora adesso siamo in realtà gli eredi felici di questo insegnamento. Amor reale, le scene del martirio di Pietro e Paolo non sono raffigurate all'interno delle cappelle a loro dedicate, quindi quelle due laterali a quella centrale dove si trova l'altare, ma all'esterno, diciamo sulla parete d'ingresso alla cappella, in maniera da essere visibili effettivamente anche nel transetto. Questo è abbastanza significativo perché, nonostante le differenze tra i due in effetti sono associati dal loro comune martirio che si svolge a Roma e in questa totale imitazione di Cristo. Nel contesto della vicenda relativa all'ultima parte della loro vita non abbiamo in aiuto le Sacre Scritture, ma abbiamo in aiuto la tradizione. Sono soprattutto Eusebio e San Gerolamo che ci riferiscono che due vengono appunto martirizzati a Roma, e la tradizione dice addirittura nello stesso giorno, il 29 giugno del 67 d.C., quando era imperatore Nerone. Gli storici al momento non hanno ancora potuto confermare l'esattezza di questa notizia, tuttavia è pressoché certo che due morirono a Roma sotto l'imperatore Nerone tra il 64 e il 67 d.C. e che vennero uccisi nei luoghi limitrofi al luogo dove poi verranno seppelliti. Essendo cittadino romano, San Paolo ha, per così dire, l'onore della decapitazione. E sappiamo che la sua decapitazione avvenne al di fuori delle mura di Roma, infatti qui lo scenario è appunto al di fuori della città, in uno specifico luogo lungo la strada che porta al mare e vicino a un pino, e infatti proprio un pino è qui raffigurato. Sappiamo anche dalla tradizione che dove la sua testa cadde si formarono tre sorgenti d'acqua, sono le famose tre fontane che danno il nome all'abbazia che sorge proprio su questo luogo del suo martirio. Il martirio avvenne in presenza dell'imperatore Nerone, che è qui raffigurato come uno spettatore. Nel caso del martirio di Pietro, purtroppo l'immagine è un po' restaurata, quindi non abbiamo più la bellezza originaria, ma sicuramente è rimasto lo stesso impianto iconografico. È San Gerolamo che ci dice che Pietro venne crocifisso testa in giù per sua stessa iniziativa, perché non si sentiva degno di essere crocifisso come Signore. Anche in questo caso la crocifissione avvenne fuori le mura di Roma, nel Circo Vaticano, perché poi venne sepolto nel cimitero lì vicino, dove sorge in effetti la Basilica di San Pietro. L'eredità di questi due pilastri della Chiesa si tramanda poi ai padri della Chiesa in egual peso sia nell'Oriente greco che anche nell'Occidente latino, e non è un caso che attorno alla figura di San Paolo abbiamo i quattro padri della Chiesa greci e latini, quindi San Gregorio di Nazianzio e San Giovanni Crisostomo per la Chiesa greca e Sant'Agostino e Ambrogio per la Chiesa latina. Questa associazione di greci e latini non è assolutamente obbligata per l'epoca, ma anzi è sicuramente frutto di una richiesta del committente, indice del suo tentativo di riconciliare le due chiese che si erano separate poco più di un secolo prima, nel 1054. Accanto alla figura di Paolo, la figura più importante che ritroviamo all'interno del Nuovo Testamento, ma anche all'interno della tradizione della Chiesa, è ovviamente la figura di Pietro. Pietro che ha ricevuto anche un servizio da compiere direttamente da Gesù e che adesso viene confermato in questo servizio dal dono dello Spirito. Il servizio di Pietro è soprattutto un servizio di comunione,
Pietro ascolta tutti, in modo che nessuno all'interno della comunità possa sentirsi escluso dall'accoglienza. Ma chi esprime l'accoglienza di tutti è proprio la figura di Pietro. Pietro che appare nel Nuovo Testamento, non soltanto nei Vangeli, ma anche negli Atti degli Apostoli e nelle lettere di Paolo, come una personalità abbastanza complessa, che può non essere sempre pronto alla risposta da dare. E tuttavia è intorno a Pietro che si costituisce poi la comunione ecclesiale. Quindi il carisma proprio di Pietro è il carisma della comunione, il carisma dell'unità. Se Paolo poteva essere visto come la figura interna alla Chiesa che sollecitava la diversità dei carismi di ciascuno, Pietro è soprattutto colui che coordina i carismi di tutti e si mette a servizio di tutti per il bene comune. Nonostante le incomprensioni che hanno avuto reciprocamente Pietro e Paolo, ciò che crea stupore alla Chiesa è constatare che l'uno e l'altro hanno condiviso nello stesso tempo la possibilità di poter dare cruentemente la propria vita per mostrare la propria fedeltà a Cristo. In questa condivisione del martirio, della testimonianza portata fino alla donazione della vita, Paolo e Pietro hanno dimostrato di essere condotti dallo stesso Spirito, quello Spirito che ha proseguito a lavorare all'interno della comunità della Chiesa, dando ai martiri e ai santi la stessa energia degli apostoli, la stessa generosità di dare la propria vita per Cristo e per l'espansione del regno di Dio attraverso la Chiesa. Questa basilica è piena di riferimenti a martiri e a santi che confermano ciò che abbiamo cercato di dire contemplando la storia di Paolo e di Pietro. Alleluia.